Un artista esistenzialista, 648, Gigi Icona, Gigi Buffon, diventa il giocatore con più minutaggio in Italia, quindi ha superato di poco Paolo Maldini. E di Buffon abbiamo parlato anche in altri video, cose di Buffon probabilmente, gli manca quella Champions League che manca a tanti di noi, e quel pallone d'oro che probabilmente, sempre probabilmente, avrebbe dovuto vincere quando lo diedero a Cannavaro. E perlomeno avrebbe dovuto dare quel pallone d'oro, dividerlo in due, perché è vero che Cannavaro fece un gran mondiale, ma Gigi perlomeno fece due miracoli, su Nedved, sul paletto più lontano, in occasione della partita con la Cecoslovacchia, e soprattutto una gran parata sul colpo di testa di Zidane sotto la traversa. Sono degli esempi per dire Gigi in questi anni cosa ha fatto. Lui diceva era più scanzonato, era più rilassato da ragazzo. Oggi sono più concentrato, vivo mese dopo mese. Tanti di noi pensavano che potesse arrivare ai 40 anni come Zoff, poi è andato oltre. Probabilmente un po' più lento in qualche intervento, probabilmente, ma sempre concentrato, sempre voglioso. Lui, Chiellini e qualche altro, insomma, mantiene il blocco Juve, il zoccolo duro, mantiene quello spogliatoio da un bel po' di tempo. E lui dice: una vita e due quant'uno, una vita in mezzo a due pali, quanti anni sono passati? Gli piacerebbe, secondo me, arrivare a 43 anni e 8 mesi per togliere il record anche a Ballotta. Se ricordate il portiere ex Parma, ex Lazio, mi sembra 43 anni e 8 mesi. Io penso che Gigi la possa fare. E Gigi è sempre lo stesso, ripeto, uno che comunque è sempre concentrato, uno che lavora giorno per giorno. E quindi facciamo gli auguri a Icona, Superman, Gigi Buffon, l'artista esistenzialista. Buonasera a tutti.